E buonasera a tutti ad una nuova puntata di Raccontami di te, questa trasmissione che va direttamente live da una cosetta al Pigneto e viene trasmessa in diretta sui 90.7 di Radio Sonica. Facciamo capire che veramente siamo dal vivo e facciamo un bel applauso di benvenuto. Bene, bene, bene. Graditissimo ospite di questa sera. Lo scopriamo attraverso la definizione di Wikipedia e poi ci dirà lui se è giusta oppure no. Wikipedia dice questo: Davide Toffolo, detto El Tofo, giusto? Giusto. Un fumettista, cantante e chitarrista italiano, frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Giusto? Ok. Gruppo rock italiano di cui fanno parte anche Molteni e Masseroni. Giusto. Le sue opere grafiche riguardano sia fumetti che le animazioni. Le sue due attività fumettista e musicista non sono separate, ma continuamente integrate da performance di disegno e musica, come le atmosfere musicali durante le sue mostre di fumetti o i videoclip dei singoli musicali. È evidente che questo ragazzo che ha scritto Wikipedia è un mio fan. E allora facciamo un applauso di benvenuto a Davide Toffolo. Lo ringraziamo innanzitutto di essersi prestato a questa tortura che dura un paio di ore, però proveremo in tutti i modi a divertirci così come abbiamo fatto in tutte le puntate precedenti. Io direi di dare il benvenuto a Davide con un brano proprio dei Tre Allegri Ragazzi Morti che fa così. Il mondo prima dei Tre Allegri Ragazzi Morti. Davide, ma qual è la prima cosa che ti viene in mente quando senti questa canzone? Mi viene in mente... probabilmente mi viene in mente quando l'ho scritta, che ero seduto davanti al computer e, in casa mia, e in mutande, come di solito era estate, penso. E niente, immaginavo un altro gruppo veramente che si chiamano Fun Before You Came, non so se li conoscete, sono un gruppo screamcore, non so come si dice, urlano praticamente, e allora mi sono messo a urlare anch'io più o meno come urlano loro. E c'era anche Marcella in casa, che è la ragazza che canta insieme a me, perché questa canzone è cantata da me, però che faccio la parte alta e la parte normale la fa Marcella, che è stata la cantante dei Ragazzi Morti per tanto tempo. E lei mi ha guardato e mi ha detto: ma sei completamente matto. E sì, mi conosceva, diciamo, sono completamente matto. E devo dire che il risultato di questa follia ci piace particolarmente. Solitamente una delle prime domande in questa trasmissione è: ci dici da dove vieni? Cioè, noi se ci vogliamo immaginare un piccolo Davide Toffolo, già con la maschera, che si aggira per un posto, dove tu sei cresciuto, proprio da bambino, dove stavi? Io sono nato e cresciuto per molto tempo in una città piccola che si chiama Pordenone, una città... Grazie. È una città piccola, friulana, che si chiama Pordenone. Ho capito che era friulana dopo, però ho capito che si chiamava Pordenone subito perché abitavo vicino allo stadio e lì tutti dicevano forza Pordenone, e perciò ho capito subito che si chiamava Pordenone. E tu muovevi i primi passi lì? Eri un bambino socievole, cioè avevi gli amichetti, giocavi a pallone, oppure eri uno di quelli che stava sempre da una parte? Cioè, come ti immaginiamo da bambino? No, allora da bambino, beh, intanto ho sempre avuto una particolarità, sono sempre stato molto bello, perciò fortunato in vita, diciamo, no? Era un bambino bello, serio, avevo una comprensione abbastanza adulta di quello che avevo intorno, non ero un bambino particolarmente, avevo una passione molto forte per gli animali, abitavo con tantissimi altri bambini perché abitavo in un quartiere popolare della mia città, vicino allo stadio, sul bordo della stazione ferroviaria. In un quartiere popolare strapieno di bambini, perché io sono nato in un periodo nel quale c'era il cosiddetto boom delle nascite,
Vi dico solo questo: mio papà e mia mamma, mia mamma mi ha avuto che era molto piccola, aveva 17 anni, ha avuto subito dopo un altro bambino che era mio fratello, perciò io e mio fratello siamo nati nello stesso anno e abbiamo vissuto come due gemelli, anche se non siamo mai stati gemelli, perciò abbiamo sempre fatto le scuole assieme e la mia passione erano gli animali e perciò la maggior parte del tempo io la passavo dentro i campi che c'erano dei piccoli campi lì. Pordenone è una città, non è un posto agricolo, però ci sono dei campi ogni tanto con l'erba, io stavo dentro questi campi e mi piaceva guardare gli insetti. Sono un discreto conoscitore di insetti. E c'è un quartiere particolare, una zona di Pordenone da cui vieni tu, nel senso si divide in aree oppure... Sì, si divide in quartieri piccoli, questo quartiere si chiama Cappuccini, perché la via principale si chiama Cappuccini, o quartiere dello stadio. Ci torni ancora, sei legato alla città, nel senso che rapporto hai adesso con Pordenone? E adesso abito da un po' a Roma ed è la prima volta in vita mia che quando penso a Pordenone mi viene un po' da piangere. Però basta, finisco qua. Con Pordenone ho un rapporto doppio, diciamo, da una parte è il posto che ha dato la maggior parte degli argomenti per i quali io ho scritto e le motivazioni per le quali sono diventato quello che sono, e dall'altra parte niente, perciò è il bene e il male nello stesso luogo, sì. Come spesso accade, tu sei bambino a Pordenone e voglio sapere qual è stato il tuo primo approccio alla musica, cioè quali sono le canzoni che sentivi arrivare dalla stanza accanto, che metteva tuo padre in macchina o che ti arrivavano dalla televisione, se tu pensi a te bambino, che poi sei diventato un musicista, qual è stato il tuo primo approccio alla musica, una canzone che ti ricordi che risuonava per casa? Beh, allora mio papà era appassionato di rock and roll principalmente. E aveva vissuto quel passaggio strano fra il rock and roll fatto da Elvis Presley, Little Richard e quell'altra cosa. Lui ha fatto il militare a cavallo quando sono arrivati i Beatles, perciò i Beatles non li ha mai sopportati. In casa non c'erano attrezzi veri per ascoltare musica, si ascoltava la musica dalla radio, però lui aveva un oggetto speciale che era la sua auto. E aveva un'auto, una 128 coupé verde, me la ricordo, bellissima, con un mangianastri, e dentro questo mangianastri la cassetta che girava di più era una cassetta di un gruppo di cabaret milanese che si chiamavano Cocchi e Renato. E perciò per me la musica ha qualcosa a che fare anche con la gioia o con il teatro, ecco, diciamo, in qualche modo. E là in mezzo al mar ci sono camin che fumano e diciamo, su queste parole, su questa forma di teatro canzone, tu iniziavi ad ascoltare le prime cose e venivi incuriosito dal mondo della musica. Mio papà rideva come un pazzo, io capivo a metà perché ero un bambino piccolo e... Però capivo che quella cosa strana lì poteva darti delle emozioni, cioè le cose registrate potevano darti delle emozioni. E poi c'è stato un salto temporale, cioè un momento in cui tu hai preso coscienza da ascoltatore. Solitamente quando uno si compra il primo CD, la prima cassetta, il primo vinile, dici adesso scelgo io, e in quel momento c'è sempre un gesto quasi di fierezza, no? Nel dire fino adesso sono stato un ascoltatore passivo, adesso invece decido io. Io volevo sapere da te qual è stato il primo disco che hai comprato, una delle prime canzoni che ricordi, in cui tu eri già un ascoltatore cosciente. Sì, allora ci è voluto del tempo veramente, perché questo ricordo di Cocchi e Renato risale ai miei 7-10 anni e sono diventato un ascoltatore cosciente invece più in là, verso i 15. Perciò allo scoccare del 1980, per chi è bravo a fare matematica capisce quando sono nato. E nel 1980 avevo 15 anni, poco prima avevo comprato la mia prima cassetta comprata da me, ed era una cassetta di Bob Marley, un disco survival di Bob Marley. Però il primo disco che veramente ricordo come un mio disco formativo è stato un disco dei Talking Heads che si chiama Remaining Light, un disco incredibile che anche oggi, che ho 20 anni,
continuo ad ascoltare. Tutte le volte che lo ascolto trovo dentro delle cose che poi sono diventate parte della mia esperienza proprio musicale. Quindi per me il disco formativo è quello lì. E nel comporre quest'idea fatta di pezzettini di un puzzle di Davide Toffolo ci ha dato due elementi che sono Cochi e Renato, i Talking Heads, che sicuramente sono distantissimi, però hanno un filo conduttore che probabilmente è una certa teatralità nel fare musica e che probabilmente ti sei portato anche dietro in quello che hai scelto di fare te. Ci sentiamo un pezzo proprio da quel disco lì, fa così. E questo è un disco prodotto da Brian Eno, che a sentirlo oggi è ancora bellissimo, attuale, non sente per niente tutti gli anni che ha. E è un altro dei tuoi ascolti. Poi, fortunatamente per noi che ti seguiamo, tu poi hai approcciato alla musica anche come musicista. A un certo punto ascoltare non ti basta più e inizi tu stesso ad avere un approccio nei confronti della musica suonata. Mi racconti un po' i primi tempi di te musicista, cioè come hai approcciato al suonare uno strumento, al cantare, e magari ci racconti a un certo punto anche quali sono poi i primi esperimenti che hai fatto. Si inizia sempre cercando di emulare, si fa una cover, si fa un tributo. Ci racconti un po' quella parte del tuo percorso? Immaginami sempre a Pordenone, in un inverno un po' più inverno di quelli che ci sono adesso, con un cielo grigio, con alla fine degli anni 70 e i primi anni 80, cercavo un'identità, la musica che ascoltavo intorno, che sentivo, quella imposta, diciamo così, la musica che mi era imposta mi faceva, non mi dava nessuna emozione, però dentro la mia città giravano dei ragazzi strani, esteticamente molto particolari, punk, diciamo così li chiamavano, dei punk, che autoproducevano della musica, stavano in un posto che si chiamava Tequila, stavano in un posto speciale, e io a un certo punto ho capito che volevo diventare come loro. Ho rinunciato ai miei amici precedenti, mi sono tagliato i capelli. Ho preso i vestiti di mio papà, di quando si era sposato, perciò dei vestiti, un vestito nero anni 60 con i pantaloni stretti e una giacca particolare, ho preso una cravatta molto stretta, sempre anni 60, ci ho attaccato delle robe, delle spille, delle cose, e niente, sono diventato punk. Gli altri che avevo intorno non mi assomigliavano più, soprattutto quelli del quartiere dove ero andato ad abitare non mi assomigliavano più, ero diventato io e i miei amici, e basta. Quello lì è stato il primo atto, un atto estetico, per rifiutare un certo tipo di esistenza che avevo intorno e scegliere la mia. Tu ti senti punk ancora oggi? Ma io mi sento, sono cambiato molto veramente, però mi sento ancora, cioè punk in quel momento lì voleva dire che la storia cominciava con te, nel momento in cui tu eri cominciava la storia, perciò sì, mi sento punk anche adesso, non ho nessun pensiero del prima, ecco, non sono uno con le nostalgie, non ho mai avuto le nostalgie, non me ne frega, anzi lo dico proprio, forse questa è la cosa più punk che ho, non me ne frega niente delle nostalgie. Per me è oggi, è sempre stato oggi, e per me punk era quella cosa lì, la storia comincia con me. E questa è una cosa che noi ci ricorderemo, perché sicuramente è molto forte questa consapevolezza del presente, questo voler vivere sempre il momento che passa, è un qualcosa di importante. Per chi si è messo all'ascolto solo adesso e ci sta seguendo dalla radio, io sono Alessandro Pieravanti, accanto a me c'è Davide Toffolo, cantante dei Tre Allegri Ragazzi Morti, ma anche fumettista e tanto altro, e lo scopriremo durante la puntata, e siamo in diretta da Una Cosetta e sui 90.7 di Radio Sonica per questa trasmissione che si chiama Raccontami di te. Raccontami di te è una domanda che, diciamo, ricorrente. Qual è stata la prima cover da musicista che hai fatto? Il primo brano che hai provato a riproporre? Ti ricordi di...
Sì, certo che mi ricordo una cosa precisa. Come vi dicevo, sono entrato in questo gruppo di punk, che era un gruppo chiaramente minoritario rispetto a una città come la mia, che si chiamava The Great Complotto. Lì c'erano dei diktat molto precisi, delle cose molto precise che si dovevano fare, e fra queste cose se uno voleva fare un gruppo non poteva fare cover, doveva fare solo brani propri. E, chiaramente io ho cominciato a suonare insieme a mio fratello e ad altri amici che ci stavano a suonare con me, imitando qualcosa che però doveva avere anche qualcosa di nostro dentro. Perciò abbiamo fatto come prima canzone una canzone che effettivamente, non l'abbiamo detto ma lo sapevano tutti, è copiata da un gruppo che si chiama The Monkees, e la canzone si chiama Stepping Stone. Però noi l'abbiamo fatta a modo nostro. Sono quattro accordi di rock primitivo, la cosa che mi è sempre piaciuta di più, il rock primitivo. Ce lo sentiamo un pezzetto di questo rock primitivo? Questi sono The Monkees, Stepping Stone, fa così, sentite. Lo conoscevate questo brano, ad alzata di mano, The Monkees, sì. E allora ci sono molti che lo conoscevano e molti che non lo conoscevano. L'idea di questa trasmissione è anche che con un taccuino virtuale ci si appunta un po' di cose e il giorno dopo si scoprono i film, i libri, i brani che si sono ascoltati. Se poi volete rivedere tutto questo, stiamo registrando un video podcast che c'è integrale su YouTube. E se siete curiosi di vedere tutto quello che mi hanno raccontato gli ospiti che sono venuti prima di Davide, sono stati tantissimi, potete trovare tutti i video su YouTube. E quindi, cosa è successo da quando tu hai fatto questa, diciamo, specie di brano rivisitato che si ispirava a Stepping Stone, da lì ai Tre Allegri Ragazzi Morti? Beh, sono passati comunque molti anni, perché era il 1980, avevo 15 anni. L'anno dopo ho registrato il mio primo disco con delle canzoni fatte da, non scritte da me, però fatte dal mio gruppo, in una compilation, la seconda compilation del Great Complotto di Pordenone, che si chiama IV3SCR. In un gruppo che si chiamava Gigolo Lux, andate a cercarlo in rete, aia per me. Dopodiché ho cominciato a provare a cambiare le regole che c'erano dentro questo gruppo che si chiamava Great Complotto, e ho cominciato a cantare in italiano. Ho fatto un gruppo che si chiamava Futuritmi, non lo dico quasi mai neanche questo, insieme a un'altra persona che è diventata una parte della mia vita, potete immaginare quanti anni sono passati e quante cose abbiamo fatto assieme, che si chiama Gianmaria Cusani, che è la mente dei Sic Tamburo, dei Prozac Più. E con loro, con lui e con altre tre ragazzi avevamo questo gruppo che si chiamava Futuritmi. Abbiamo fatto un percorso molto molto particolare, erano anni incredibili dove la musica cosiddetta indipendente aveva un circuito molto relativo, non si riusciva a suonare molto in giro, però insomma avevamo questo gruppo che suonava, e poi questo gruppo si è sciolto. Gianmaria ha fatto i Prozac e io ho fatto i Ragazzi Morti. Anzi, per un periodo lungo ho smesso di suonare, a me sembra lungo, forse non è neanche stato così lungo, però insomma ho smesso di suonare perché in parte non suonavo, io cantavo soltanto. E invece mi è arrivata una telefonata, abitavo ancora con i miei genitori, mi è arrivata una telefonata da Milano di un ragazzo che mi diceva: guarda, niente, volevo dirti che la musica che tu hai fatto con i Futuritmi per me è stata importante, io ho un gruppo nuovo che si chiama Joe Cool, e ci ispiriamo anche a quello che hai fatto, volevo solo dirti questa cosa, che quello che facevi per me è stato importante. E questa cosa ha mosso delle cose dentro di me, perché comunque la scena di Pordenone era comunque una scena molto chiusa, non so come dire, no? Cioè i rapporti erano fra di noi, io sono diventato una rockstar nella mia città a 16 anni, però in realtà quello che succedeva fuori non me ne fregava quasi niente. Invece sentire questa voce da Milano, di uno che mi diceva che quello che stavo, che avevo fatto, neanche avessi 100 anni, ne avevo 23, 25, quello che avevo fatto era per lui importante, mi ha mosso delle cose, tanto che mi ha dato la voglia di ricominciare a suonare. E ho cominciato a suonare la chitarra e ad immaginare quello che poi sarebbe diventato, che sarebbero diventati i Ragazzi Morti. Da lì sì. Poi come hai conosciuto gli altri membri? Come,
Com'è andata? Beh, noi siamo un gruppo particolare perché non abbiamo... Non siamo un gruppo nato in una scuola, cioè tanti dicono no, siamo nati a scuola assieme, avevamo le stesse passioni e abbiamo fatto un gruppo in classe. No, questo era il mio gruppo precedente con Gianmaria e gli altri, con Accusani e gli altri. Invece i Ragazzi Morti sono un'altra cosa. La differenza di età che c'è fra me e Enrico, che suona il basso con me, è di circa 12 anni. A metà fra me e Enrico c'è Luca, che ha 6 anni meno di me e 6 anni più di Enrico. Perciò chiaramente non ci siamo potuti conoscere a scuola, ci siamo conosciuti in un altro modo, non riesco già più a parlare, aiuto. Ci siamo conosciuti sulla strada, come dicono i rapper. Sulla strada. Ci siamo conosciuti sulla strada e sulla strada della musica, ci siamo incontrati per la musica. Io avevo in mente queste cose, avevo voglia di un batterista, il batterista più bello che c'era in zona era Luca, ancora adesso bellissimo, non so se avete avuto l'occasione di vederlo senza maschera, ha una fisicità, ma non parlo solo della maschera, di solito quando tu metti una maschera sulla faccia di una persona la faccia sparisce e rimane il corpo. Il mio è un corpo di un uomo ormai provato dalla vita. Quello di Luca invece è rimasto un corpo di un atleta. Lui suona la batteria, ha anche un'altra... Beh dai, non voglio spaventare quelli che ascoltano la radio, non sono così brutto, però Luca è rimasto veramente una statua, è ancora adesso una statua, e da ragazzo era una statua. Io volevo lui come batterista, suonava in un gruppo di glam metal e sono riuscito ad averlo. Poi a un certo punto noi avevamo un altro batterista che abbiamo perso perché, lo dico, era pavido, aveva paura. Faceva paura, era bravissimo a suonare, però aveva paura della gente. E noi quando suonavamo avevamo abbiamo tuttora e avevamo, anche quando eravamo più piccoli, un'energia fisica incredibile. Lui penso che abbia preso un po' paura di questa energia un po' debordante che c'era e si è ritirato, ha detto non ci sarò più nel gruppo. Ci ha consegnato un suo allievo, insomma la storia è un po' lunga, ci ha consegnato un suo allievo che è durato poco nel gruppo, dopodiché, bravissimo effettivamente, dopodiché siamo rimasti di nuovo io e Luca e abbiamo detto ma adesso non scegliamo più uno bravo, scegliamo uno bello. Chi è il più bello che conosciamo? Il più bello che conosciamo era questo ragazzino che veniva a tutti i concerti, effettivamente bello, con un sorriso incredibile, alto, moro, appassionato della musica che facevamo, appassionato della musica in generale, aveva 18 anni. E gli abbiamo chiesto, gli abbiamo detto, vuoi diventare il nostro bassista? Vuoi venire con noi a suonare? E lui ha detto un timido sì, ha detto io non suono il basso, però io suono la chitarra. Gli ho detto, compriamo un basso e suonerai il basso. E, ok, lui è montato su questo strano treno che si chiama Tre Allegri Ragazzi Morti, non è mai più sceso. Adesso c'ha 40 e passa anni e fa la rockstar da quando ne ha 18. Non poco, non è stato un regalo da poco quello che gli abbiamo fatto, veramente. Si chiama Enrico Molteni ed è la persona che adesso tiene insieme questa cosa altra strana che abbiamo fatto, che si chiama La Tempesta. Senti, ma quando è arrivato il momento delle maschere? Cioè, nel senso, c'è stato fin dall'inizio oppure è una cosa che è arrivata a un certo punto? Allora, guarda, i Ragazzi Morti sono nati in un disegno che si trova anche in rete, che è il primo disegno dei Ragazzi Morti. Sono tre, un'immagine in bianco e nero disegnata a pennarello di tre persone che siamo noi e forse anche no. Anzi, Enrico non c'era di sicuro quando ho disegnato quel disegno lì. Poi è arrivato ed era uguale al disegno, una cosa migliore. È nato così e da una auto-intervista che io mi sono fatto. Non mi ricordo più la tua domanda, veramente. Le maschere quando sono arrivate, nel senso... Ah, perciò in realtà noi siamo sempre stati un'idea, non so come dire. E poi avevamo questa idea molto forte di non vendere la nostra immagine pubblica, nel senso... Cioè, i musicisti sono... La musica è composta da due elementi. Una parte è la musica e l'altra parte è la fisicità del musicista. Tu metti insieme queste cose qui e costruisci un prodotto. Non che noi non siamo un prodotto, però volevamo immaginare questo prodotto rotto. Allora abbiamo escluso la parte della nostra fisicità dall'oggetto di vendita e abbiamo immaginato di avere le maschere. Le maschere fisiche, quelle che voi vedete anche adesso stasera sulla mia faccia,
dite, ma quel ragazzo va sempre in giro mascherato anche quando fa le trasmissioni in radio. Io avrei fatto a meno della maschera stasera, però c'è anche una telecamera e io sono terrorizzato dalle telecamere, quindi ho dovuto mettere la maschera. Però insomma, la maschera è diventata il nostro modo per poter essere fisicamente vivi, perché a un certo punto abbiamo fatto un disco con una major che si chiamava Mostri Normali. A questo punto abbiamo fatto il primo video, l'abbiamo fatto a cartoni animati. Il secondo video ci hanno detto: guarda, qua abbiamo un casino di richieste, dobbiamo far capire che voi siete fisicamente reali, che avete una realtà, dobbiamo fare un video dove vi si vede. Allora a quel punto ho detto ok, generalmente noi usavamo la maschera che era una maschera di Arlecchino ricolorata. Abbiamo deciso di fare delle maschere più reali e poi magari se volete vi racconto come, però insomma ho trovato questa maschera, ho fatto una customizzazione della maschera e abbiamo fatto questo video con questa maschera che voi vedete tuttora nella mia faccia. E a quel punto la maschera è diventata un'altra cosa ancora, è diventata una specie di identità collettiva, cioè le persone che frequentano la nostra musica, che vivono la nostra musica, riconoscono in questa maschera, che loro hanno anche, o si autocostruiscono o se la comprano, un'identità collettiva che ci rende uguali e diversi allo stesso tempo. Boh, l'ho fatto, sembra un pippone della Tupperware per vendere maschere, ma non è proprio così, cioè dentro c'è una visione, ecco, una visione. Invece è molto interessante, io mi sento anche molto vicino a questo. Io sono 10 anni che suono con questo cappello che ho in testa adesso, che per chi segue il muro del canto lo sa, e però c'ho una grossa paura di perderlo, quindi ce ne ho 4. Ma vendi i cappelli al banchetto? No, però ci potrei pensare, forse. Secondo me potrebbe essere idea. Mi chiedo, tu ce l'hai varie maschere da parte? Perché io ci avrei un'ansia incredibile, un giorno te la perdi, la fai, la lasci col treno, le cose. No, le mie maschere sono come i preservativi, mono uso, diciamo. Ah. Io uso una maschera che come vedi piego un po' per avere più libertà di parola, perché è un po' lunga per me. Per Enrico invece, a Enrico gli fa una faccia stupita, a Luca fa una faccia da bizzarrone, quale in realtà è. A me fa la faccia del cattivo, dipende insomma da quale. Però io abbasso un pochino la dimensione del baffo qua, perché mi dà una possibilità maggiore di parlare, ecco. Devo dire, una delle cose più belle è vedere i vostri concerti, i vostri supporter con la maschera. Quello è, mi sembra un senso d'appartenenza, diventa quasi un rito collettivo. Sì, sì, lo è un'identità collettiva, io lo so, cioè quando abbiamo la maschera. Poi adesso, da quando c'è YouTube, diventa difficilissimo per noi, è diventato difficilissimo per noi fare i concerti senza maschera, cosa che facevamo. Noi abbiamo sempre cominciato i concerti con la maschera, facevamo 2 pezzi con la maschera, poi la levavamo e da quando c'è YouTube non possiamo più farlo, perché comunque c'è una documentazione costante di quello che facciamo e il nostro concerto è anche molto cambiato, è diventato più visivo, non so come dire, più legato al nostro corpo, alle luci. Prima era tutto sulla mia faccia. Bisogna dire che ti caratterizza anche un costume importante che porti addosso. Sì, adesso ho anche aumentato la sfida. Da qualche anno sono sempre, questa sera no. Però generalmente nelle situazioni pubbliche sono sempre vestito come uno Yeti, diciamo, come un orso. Io quando lo vedo mi piace moltissimo, immagino le difficoltà, l'estate, comunque è una scelta coraggiosa che tu fai, di una coerenza incredibile, però hai un'immagine fortissima, quindi... Sì, è un'immagine fortissima, effettivamente, e sta dentro questa idea di una fisicità teatralizzata, ecco. Ci piace particolarmente questa cosa. Mi è venuto teatralizzata da Emiliano, ma non sono Emiliano, sono friulano. Sembravi un po' giovanotti. No, che per lui è romano, però. È vero. Sì, Ed è Roma. No, è di origine toscana, però ha abitato sempre a Roma. È vero, è vero. Chissà che prima o poi non ce l'avremo ospite. Ti voglio fare un'altra domanda. C'è stato un momento di consapevolezza? Cioè, i Tre Allegri Ragazzi Morti sono stati e sono un gruppo di riferimento importante per la scena rock italiana.
tante cose che si leggono nelle riviste che ci interessano fino a un certo punto. Però tu ci hai avuto a un certo punto un momento di consapevolezza che quel progetto era un progetto che aveva un respiro nazionale, che stava iniziando a girare molto, che sai quei momenti in cui ti fai 6 ore di macchina e trovi chi canta le tue canzoni, c'è un momento di svolta. Te lo ricordi quel momento che hai pensato, forse sta diventando una cosa che dalla mia testa è arrivata molto lontano? No, perché io arrivo da un posto dove sono una rockstar da quando ho 16 anni, perciò non ho mai avuto questa, come si può dire, la sensazione di essere in un modo e poi di essere stato trasformato da quello che facevo. Cioè, il lavoro dei Ragazzi Morti, l'idea dei Ragazzi Morti è un'idea esistenziale. Noi abbiamo cominciato immaginando di poter fare il rock and roll in Italia mettendo tre ragazzi dentro un'auto e facendoli partire per l'Italia e cambiandola, facendo questa cosa qua. La vita di queste tre persone è cambiata e anche la vita di tante persone che hanno incontrato queste tre persone. Perciò il grande sforzo, la grande presa di coscienza è stata iniziale. Tutte le cose che abbiamo raggiunto dopo o abbiamo perso dopo, raggiunte, perse, cioè noi abbiamo abbiamo avuto una vita artistica lunghissima, già troppo lunga, è resa così possibilmente lunga dal fatto che non siamo fisicamente... che fisicamente non esistiamo, siamo coperti, non so come dire, no? Siamo celati, siamo un'idea. Noi è 25 anni che siamo in giro e siamo sempre la novità che forse esploderà, che forse per qualcuno è enorme, per qualcuno non esiste. E questa è la condizione che viviamo, che ci rende da una parte reali e da una parte inspendibili, non so come dire. Perciò il vero atto che abbiamo fatto è stato quando abbiamo deciso di essere Ragazzi Morti. Poi tutte le altre cose che abbiamo avuto o perso, come vi dicevo, sono state una parte del percorso. E questo ci è molto molto chiaro, ma diciamo che forse il miglior modo per parlare dell'argomento Ragazzi Morti è ascoltarci un loro brano, e ci ascoltiamo questo. Ed abbiamo qui con noi Davide Toffolo. Siamo veramente, veramente felici di ospitarlo questa sera a Raccontami di te. E averti vicino non vuol dire parlare solo. Ti piace la base? Mi piace di brutto. Non vuol dire... Questo proprio... Sto basso che fa un groove incredibile. Aspetta, alziamolo un attimo, facciamolo sentire meglio. Averti qui non vuol dire solo parlare dei Ragazzi Morti, ma vuol dire anche parlare della tempesta. E voglio dire, avete pubblicato dei dischi importantissimi per tutti noi rocchettari. E è un percorso molto molto interessante di cui parlare. Quando è che vi è venuto in mente di fare un'etichetta discografica? Com'è nata la cosa? Beh, la cosa è nata... che praticamente avevamo prima un contratto con una major, poi questa major qua non si capiva più che cazzo voleva fare di noi. Allora quatti quatti abbiamo detto: secondo me questo qui è il momento giusto per fare una cosa da soli. E l'abbiamo fatta nella completa follia, come possono fare soltanto dei ragazzi di provincia che non sanno precisamente come funzionano le cose. Era un momento nel quale intanto vi dico l'anno, era l'anno 2000, si diceva che in internet si potevano vendere dei dischi, non era ancora l'internet di oggi dove si vendono digitali o cose del genere, che si potevano proprio vendere dei dischi. Tu dicevi in internet che vendevi dei dischi e la gente di internet ti comprava sti dischi. Oh, l'abbiamo fatto e è andata così. Abbiamo detto che facevamo un disco da soli, abbiamo fatto un mini di 4 pezzi che si chiama Il Principe in Bicicletta, un disco tuttora una bomba di disco secondo me, e abbiamo avuto qualche fortuna tecnica. Intanto il disco è uscito il 31 di ottobre, che per noi è una specie di festa, ci sono pochi gruppi che hanno una festa mondiale che già esiste, che è la festa dei morti. Noi ce l'abbiamo, siamo i Tre Allegri Ragazzi Morti, e il 31 di ottobre abbiamo una festa
mondiale che esiste per noi. Allora abbiamo fatto il disco, è uscito in quel giorno lì, abbiamo fatto un'uscita televisiva in un canale tipo Tele Monte Carlo, non mi ricordo di preciso, e con un singolo che si chiamava Signorina Prima Volta, fatto mezzo a fumetti, mezzo filmato, che passava in una TV a pagamento che si chiamava Musical Box. Forse qualcuno di voi la conosce, forse se la ricorda, forse no. Ok, è successo per motivi vari, a prescindere che non si sapeva bene, però lì era una TV a richiesta, tu alzavi il tele, tu, il ragazzino innamorato del gruppo che gli piaceva, alzava il telefono, chiamava e diceva che voleva quel gruppo lì e pagava un fracco di soldi. Bon, fatto sta che a un certo punto eravamo altissimi in classifica, fra i non so chi di quel periodo lì, forse qualche gruppo inglese, boy band inglese, e Take That, perfettamente, fra i Take That e non so chi, c'erano anche i Tre Allegri Ragazzi Morti con sto pezzo stranissimo, rockissimo. E fatto sta che a un certo punto, a Pasqua, questa TV è andata in vacanza, si è inceppato il meccanismo di rotazione e il nostro brano è andato in rotazione, ogni tre brani c'era il nostro per un fine settimana. A quel punto quel brano lì è diventato famosissimo in tempo zero, e lì ho capito che quando vi dicono che la TV non condiziona il pensare delle persone è una bugia. La TV condiziona perfettamente tutti, e fortunatamente per un periodo ha condizionato anche la gente verso di noi. Fatto sta che insomma abbiamo cominciato così, facendo i dischi nostri, in particolare quel disco lì, e subito dopo è arrivato un artista che si chiama Giorgio Canali, che è un grande chitarrista di un gruppo gigantesco che si chiamano CSI e non solo, e ha detto: io voglio fare un disco con voi. Io ho detto: Giorgio, guarda che i dischi con noi vuol dire fare i dischi che non abbiamo soldi per farli. Ho detto: no, mi interessa, mi piace il vostro modo di fare i dischi. Abbiamo cominciato con lui e prima Giorgio, poi Molteni, ex Molteni, perché adesso si chiama Maria Giardini, e poi il Teatro degli Orrori, e poi le Luci della Centrale Elettrica, e poi il Pan del Diavolo, e poi tantissimi altri gruppi. Fatto sta che adesso sono passati quasi 18 anni e abbiamo pubblicato più di 140 dischi e non so, 30 artisti, boh, insomma tanto, in una dimensione che è una dimensione molto particolare, perché noi siamo non un'etichetta, anche se ci dicono che siamo un'etichetta, ma noi siamo un collettivo, perciò gli artisti sono tutti proprietari dei master, insomma abbiamo delle cose tecnicamente che ci fanno diversi dagli altri, ecco. E quel pezzo lì me lo ricordo molto bene, perché girava tantissimo, è un pezzo veramente molto bello. Qual è stato, a parte I Ragazzi Morti, le prime cose che avete prodotto come Tempesta, come etichetta, le prime cose che sono uscite? Beh, le prime cose che sono state, come ti dicevo, è stato Giorgio Canali per primo, e poi abbiamo fatto, se ricordo bene, Molteni, il disco del ritorno di Molteni dopo la sua vita discografica con la Ciclope Record di Catania. Una storia incredibile, anche quella lì andrebbe scritta e studiata forse nei libri di scuola. E subito dopo, mentre stavamo facendo un disco che sarebbe stato il disco dove c'era dentro Il Mondo Prima e altre figate, che si chiama La Seconda Rivoluzione Sessuale, in un posto speciale che si chiama Ferrara, contemporaneamente stavano registrando il disco un gruppo strano che si chiamava Il Teatro degli Orrori e un altro ragazzino subito dopo che si chiamava Le Luci della Centrale Elettrica. Perciò i primi due artisti veramente forti che hanno fatto capire che cos'era la musica negli anni zero sono stati questi due artisti. Questo è Il Teatro degli Orrori, Io Cerco di una delle cose prodotte dalla Tempesta. Un gruppo gigantesco. Contraddittorio, violento, come deve essere un gruppo rock, un gruppo gigante. Dei live veramente energici, Capovilla e anche tutti gli altri, diciamo, ci mettevano veramente tutti loro stessi. Mi ricordo una volta un concerto con
capovilla con un dito rotto, e con tutto il dito rotto lui si buttava, faceva stage diving molto prima di Cosmo, si buttava praticamente nel, anche con il dito rotto si buttava nella folla e si faceva ancora più male. Era una scena veramente di rock and roll. Sì, sì, un gruppo rock vero, di un... non si può dire un gruppo di capovilla e basta, nel senso che erano quattro personalità, una più incredibile dell'altra, un carrozzo, come lo dicevano loro, un carrozzone della morte. Effettivamente noi abbiamo fatto tanti concerti assieme e la potenza proprio e anche la violenza che loro vivevano, dico vivevano perché in questo momento qua non sono assieme, è un gruppo che non c'è in questo momento. Era veramente una cosa fortissima. Noi, per esempio, Ragazzi Morti, che invece abbiamo vissuto sempre una dimensione di amore distribuito, no? Fra me, Luca, Enrico e tutte le altre 10 persone che lavorano con noi. La nostra base di lavoro è quella lì. Se siamo da così tanto assieme, perché di base abbiamo un sentimento di amore fra noi tre. Invece il Teatro degli Orrori fra di loro hanno un sentimento che va da un'altra parte, che è di contrasto, non so come dire, difficile da capire se non si vede. Però quando sono sul palco diventa una cosa incredibile, diventava una cosa incredibile. Penso di aver visto dei loro concerti memorabili, non so come dire, non mai più visti, ecco, mai visti prima e forse che non si vedranno neanche mai più. Mi trovi assolutamente d'accordo, e andando a pescare nei loro dischi, nelle loro produzioni, si trovano delle perle veramente incredibili. Un altro che tu hai nominato è Vasco Brondi, Le luci della centrale elettrica. Ci sentiamo un pezzetto e poi ti chiedo un commento. E su invidiare le ciminiere perché hanno sempre da fumare, direi che possiamo anche sfumare. Quando... Come l'hai conosciuto Vasco Brondi? Quando ti sono arrivate le prime sue cose? No, allora posso dirti che l'ascolto di questo pezzo qui è straziante. Questo è un disco incredibile. Il primo disco delle Luci della Centrale Elettrica, anche gli altri sono belli, ma il primo è incredibile. C'è Giorgio Canali alla chitarra, neanche alle chitarre, alla chitarra che fa paura, dalla prima all'ultima traccia. Le canzoni sono agghiaccianti, cioè ti rimandano in un mondo... con una scrittura così vicina alla realtà di quel periodo lì, che per me rimane vibrante ancora, un disco vibrante. L'ho conosciuto in questo giro, no? Eravamo lì in questo luogo ferrarese a registrare, noi, il Teatro degli Orrori, gli Zen Circus anche, che facevano il loro disco con Brian Ricci, e c'era sto ragazzino moro con questi occhi particolari, questi occhi che guardavano, ci sono delle persone che hanno degli occhi che si capisce che stanno guardando, e questo ragazzino guardava, farneticava anche un po', parlava di De André, di cose altissime. Io dicevo: che cazzo ha da parlare questo ragazzino di cose altissime così piccolo? E poi invece mi è capitato di averlo come gruppo spalla, cioè diciamo come apertura, gruppo spalla forse un po' pesante, come apertura in un centro sociale in Emilia che si chiamava Calamita forse. Insomma, ha suonato sto ragazzino, mi ha detto: prima di voi suona Le luci della centrale elettrica. Ah sì, ho detto sì, quel tipo. Poi sono salito sul palco e ho capito che quello che lui aveva fatto in quei 25 minuti di concerto aveva cambiato completamente l'umore del pubblico, e riprendere l'umore del pubblico e riportarlo nel mio umore mi ci è voluto un quarto d'ora circa, 10 minuti mi ci sono voluti, molto forte. E lì ho capito che Vasco Brondi aveva una voce che stava raccontando qualcosa di speciale. Allora ho cercato di capire cos'era, e poi il primo disco suo l'abbiamo pubblicato con La Tempesta, ed è stata una pubblicazione felicissima, super fortunata. Come dice Enrico, è stato come infilare un coltello in una torta, è stato facilissimo proprio. Tutti in quel momento hanno capito quello che stava raccontando, ed è stato un disco fortunato.
E quando è arrivato Vasco Brondi nel panorama musicale indipendente, quel tipo di scrittura che mescolava delle emozioni di tutti i giorni legati a un'ambientazione urbana, alle fabbriche, al cemento, secondo me è un qualcosa che a livello di scrittura e di narrativa poi ha gettato le basi per molte cose che sono venute dopo. Sì, sì, lo penso anch'io, penso che sia stato uno degli autori importanti per capire che cos'è la musica anche oggi in Italia. È stato un autore che verrà ricordato nei libri di scuola, quei libri di scuola in cui speravo che avremmo scritto prima. Si può parlare proprio di poetica, e parlando di poetica non si può non citare un altro gruppo prodotto dalla Tempesta, che è un gruppo incredibile, che è mancato tanto tempo sulla scena musicale e poi a un certo punto è ritornato con un disco prodotto da voi. Questo gruppo sono i Massimo Volume. Ci sentiamo un pezzetto anche di loro. Questo è Litio. Stiamo componendo una mappa della Tempesta e quindi abbiamo messo il Teatro degli Orrori, le luci della centrale elettrica, i Massimo Volume, e poi tu hai scelto tra tutti un artista un po' più recente. Una cosa diversa, anche perché l'esponente è una donna. Sì, ho scelto Mischeta, che è l'ultima star del pianeta Italia. E ve la faccio sentire. Io sono stato uno dei primi fan, proprio fan, nel senso che la prima volta che l'ho sentito ho detto: questa ragazza, questo gruppo, dopo ho capito che era un gruppo di lavoro, non solo una ragazza, ha una visione sul contemporaneo altissima. E basta, ve la facciamo sentire. E questa che avete sentito è Mischeta, un esponente femminile delle produzioni della Tempesta, che è stata da poco ospite di Radio Sonica e che ha appena fatto un concerto al Monk pochi giorni fa. È sicuramente un progetto molto interessante. Ma nella Tempesta ci sono delle cose che stanno per uscire? State lavorando a qualcos'altro? Cioè, rispetto, se uno valuta e vede un attimo la qualità e la bellezza e l'importanza per il panorama indipendente italiano delle cose che avete prodotto, avete fatto delle cose incredibili. Ci dobbiamo aspettare ancora? E quante ne faremo? Cosa ci possiamo aspettare dalla Tempesta ancora? Beh, allora, no, quest'anno è stato un anno incredibile di pubblicazioni. Maria Antonietta, tantissime cose proprio, soprattutto tanti autori e tanti artisti nuovi, perché comunque, come ti dicevo, la Tempesta è un collettivo di artisti e chi si avvicina e riconosciamo simile a noi, in qualche modo lo sposiamo. Enrico fa la parte principale di questo lavoro. La cosa che faremo e che ci occuperà di più nei prossimi mesi sarà la produzione del disco di un gruppo che sono in tre, sono mascherati e sono in giro da tanti anni. Insomma, i tre allegri ragazzi morti. Uno è vestito da Yeti, se non sbaglio. Uno è vestito da Yeti, chissà se rimarrà vestito da Yeti. Chissà se rimarrà vestito da Yeti. E noi non vediamo l'ora di questo nuovo lavoro. Tra tutti i gruppi prodotti dalla Tempesta, quando l'altro giorno ci siamo fatti una cena dal cinese in quel fantastico posto che ha chiamato Cinapoli, che è un simbolo di integrazione proprio, che c'era questa fusion tra la Cina e Napoli. Eravamo assolutamente d'accordo che tra le tante proposte della Tempesta c'è stato un gruppo pazzesco, ed è un duo fortissimo. E non vi diciamo il titolo, non vi diciamo l'autore, però questo duo, vediamo il primo che lo riconosce. E questo è Sono all'osso, il pan del diavolo. Un altro consiglio per gli ascolti, veramente ne vale la pena. Chiudiamo per un attimo la parentesi musicale e ci torneremo, perché c'è ancora tutto un viaggio, un mondo che ha dentro Davide che dobbiamo esplorare, un mondo che arriva da lontano, ma lo scopriremo tra un po'. E invece apriamo un'altra sezione, quella legata alla letteratura. Quindi si parla di libri. Solitamente l'ospite che ci viene a trovare ci racconta che tipo di lettore è e ci dà qualche consiglio, ci dice magari domani in libreria cosa prendere, che cosa lo ha ispirato particolarmente. Tu che tipo di lettore sei? Ma
sono un lettoraccio. No, nel senso che la mia, insomma, la cosa che io conosco di più sono i fumetti, questo è evidente. Vengo, sono prima che uno che fa i fumetti, sono uno che i fumetti li legge. Ho sempre trovato una energia fortissima da questo media, l'ho trovata forte sempre e continuo a trovarla forte, perciò insomma questa sera qua, che sono in una versione pubblica, continuo a ribadire che la lettura del fumetto è, di un certo tipo di fumetto in particolare, è una lettura che riempie. E allora, tra tutti, ti va di fare un esperimento in diretta? Nel senso, sono venuti qua diversi ospiti, ognuno ci ha letto un estratto di un libro che l'ha particolarmente colpito. C'è stato anche un ospite, un altro fumettista prima di te, che è stato Zero Calcare, e lui ci ha letto Lansdale. Però questa sera, per la prima volta, faremo un esperimento ancora diverso. Un fumettista che ci legge un fumetto. Sì, veramente ti avevo promesso che avrei letto il mio fumetto formativo per eccellenza, che è Verde Matematico di Andrea Pazienza. Però siccome non avevo il libro fisicamente con me, non l'ho trovato, ho immaginato di provare a leggere un altro fumetto che ho incontrato da poco nell'edizione attualmente in edicola di una storica rivista italiana che si chiama Linus, che da poco è uscita per la direzione di Igor Tuveri, è uscita in una versione nuova, diciamo. E niente, è un autore giapponese del 1968. Questa cosa che vi leggerò è del 1968. L'autore si chiama Yoshiharu Tsuge e è un autore considerato un autore fondativo, diciamo fondativo, si può dire, non lo so, insomma, che ha dato le origini al fumetto contemporaneo giapponese. Perciò ha qualcosa a che fare con la poesia. Io ci proverei. Ci provo? Assolutamente sì, e noi abbiamo il piacere di sentire Davide Toffolo che ci legge questo fumetto giapponese che fa così. Non avrei mai pensato che in un posto come questo ci fosse una medusa. Sono venuto in questa spiaggia per caso a nuotare e una medusa mi ha morso il braccio sinistro. Ovviamente mi ha reciso la vena. Il sangue rosso, vivo, sgorgava copiosamente. Potrei morire per la forte emorragia. Devo vedere un medico al più presto. Però non è semplice trovare un medico in questo sconosciuto villaggio di pescatori. Come se non bastasse, per evitare che le estremità della vena recisa si spostino, con la mano destra devo tenerle attaccate. Non posso nemmeno correre. Infatti, se si spostano anche solo di poco, subito ricomincio a sanguinare. Mi scusi, c'è un medico da queste parti? Dunque il signore sta cercando un medico, vero? Sto cercando disperatamente un medico. Capisco, credo di aver intuito ciò che stai cercando di dire. La prego, se ha buon cuore, mi indichi dove è un medico. Ciò che vuoi dire è: dov'è un medico? La smetta! Che scherzi di cattivo gusto! È un gioco! È in gioco la mia vita! Guardi, non vede che il mio viso è sempre più pallido? Vi prego, ditemi dov'è un medico. Giusto, forse se vado al villaggio vicino potrei trovare un medico. Sì, proviamo. Che strada difficile da percorrere. Se continua così, temo di agitarmi sempre di più. Guarda, le mosche mi ronzano già intorno. Il mio braccio sta andando in cancrena. Ciu-ciu, ciu-ciu. Ehi! Proprio al momento giusto, portami fino al villaggio vicino. Salga, salga, ciu-ciu, ciu-ciu. Ma questa locomotiva non sta viaggiando nella stessa direzione dalla quale è venuta? Se ne vuoi la prova, guarda dallo specchietto retrovisore. Il villaggio vicino si sta allontanando sempre di più.
se chiudi gli occhi le sembrerà di procedere in avanti. Non gli hanno insegnato alle elementari? Ah, davvero, devo calmarmi. Ti devo la vita, anche se sei solo un bambino. Frin frin, frin frin, oh frin frin. Che bella estate, viaggiare ascoltando il tintinnio del frin frin. Mi sarebbe piaciuto mostrare, anche solo per un momento, questo posto a mia madre. Eccoci arrivati! Ehi, ma questo è il villaggio di prima! No, no, ho perso tempo! Bene, visto che la situazione è questa, esploriamo a fondo il villaggio. Anzi, in questi casi l'espressione corretta è da cima a fondo! Merda, ma ci sono solo oculisti! Signora, non si nasconda, in questo villaggio ci deve per forza essere un medico. Che tipo di dottore stai cercando, giovanotto? Un ginecologo. Se possibile, mi sarebbe assolutamente indispensabile una donna. Inoltre, se avessi lo studio all'interno di un palazzo, sarebbe ancora meglio. Allora la dottoressa che sta nel palazzo del mio palazzo fa al caso tuo. Ginecologia... Palazzo Caramelle Quintaro. Questo palazzo deve essere stato costruito con il brevetto delle caramelle Quintaro. Se non sbaglio, le caramelle Quintaro sono un'innovazione. Anche mia madre in passato aveva avuto la stessa idea. Aspetta, forse sei proprio mia madre. Ah, proprio così. Eri mia madre ancora prima che io nascessi. È difficile spiegare, sobbe, è difficile... Perché? Spiegamelo! Ma no, non posso farlo. Per farlo, cioè, dovrei spiegarti il metodo di produzione delle caramelle Quintaro. Ho capito. Non te lo chiederò. Il segreto è sicuramente nel design di questo monotaro. È proprio così. Anche se è monotaro, in realtà è Quintaro. Ecco la prova, guarda. Crack! Quintaro! Ho capito. Crack! Quintaro! Crack! Quintaro! Addio! Abbi cura di te, figlio. Bene, finalmente ho trovato un dottore. Ora che ci penso, però, non avevo così paura di morire. La morte, se la paragoni alla paura che, in piena notte, da dietro, a poco, diventa un gigante... È una cosa da niente. E abbiamo appena avuto la fortuna di sentire Davide Toffolo leggere un fumetto. E noi lo ringraziamo perché è un esperimento, è una cosa che non si era mai fatta, è stata veramente bella. Io ogni tanto sbirciavo le immagini, però vedevo le facce di chi è qui in sala che seguiva e le immagini e i disegni se li immaginava. Per chi si è connesso solo ora, siamo sui 90.7 di Radio Sonica. Questa trasmissione si chiama Raccontami di te. Con noi c'è Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e io sono Alessandro Pieravanti. Davide, vuoi dire qualcosa? Ti vedo pronto. Me la merito? Te la meriti assolutamente. Sei stato veramente bravo e ci è piaciuto ascoltare il tuo racconto di questo fumetto giapponese del 1968. 68. Si può capire la modernità della scrittura e della visione. Almeno spero di essere riuscito a ridarvela in qualche modo. Ce l'hai data molto bene, soprattutto sui suoni, sulle onomatopee, su tutti quei rumori che arrivavano dal fumetto. E tu come sei diventato fumettista? Cioè tu da bambino eri di quelli che a scuola disegnava sul banco, faceva pupazzetti di continuo, poi hai fatto l'artistico, cioè com'è stato il tuo percorso? Perché oltre che essere un musicista, un cantante, sei un fumettista... che fa delle opere, dei lavori veramente belli. Come ci sei arrivato? Beh, è stato il mio primo amore, sempre in questo quartiere di cui vi raccontavo all'inizio del nostro incontro popolare. L'unica area veramente eccitante per me era l'edicola. Questa edicola traboccava di cose incredibili. E anche un bambino come me, di estrazione popolare,
popolare, non piangete, e poteva con pochi soldi comprare delle cose incredibili. E tanto che io proprio da piccolo ho cominciato a innamorarmi del fumetto americano, e all'inizio degli anni 70, più o meno fra il 72 e il 75, mi sono innamorato dei supereroi americani e sono diventato, non sapevo ancora leggere veramente, però sono diventato un esperto di segni. Aprivo un giornalino e capivo immediatamente chi era quel disegnatore lì, se mi piaceva, se non mi piaceva, quanto potente era, e ho avuto fortuna perché erano disegnatori di un'altezza incredibile. Parlo di Jack Kirby, John Romita, Sal Buscema, cose incredibili. Il mio percorso è cominciato da lettore, poi è arrivato Alan Ford, che era un po' più ragazzino, e poi quando avevo 15 anni, sempre lì in quel periodo identitario, volevo dimostrare ai miei amici quali erano le cose giuste da comprare. I miei amici più grandi mi avevano detto che c'era questa rivista che si chiamava Frigidaire. Allora, alla mia prima gita scolastica, ho comprato Frigidaire. Gli ho detto: ragazzi, siamo andati a Bologna a fare la gita, chiaramente. Ho comprato questo giornalino, gli ho detto: ragazzi, questo dovete leggere, che non avevo letto neanch'io ancora. Ho aperto, l'ho letto e ho letto questo racconto di Pazienza che si chiama Verde Matematico, che mi ha completamente ribaltato. E da quel momento lì ho immaginato che la mia vera vita sarebbe stata quella di disegnatore di fumetti. Qual è stato il primo fumetto che hai disegnato intero, la prima storia dall'inizio alla fine, te la ricordi? Veramente ho avuto la fortuna di cominciare in un periodo nel quale c'erano le riviste, e perciò agli autori giovani venivano chiesti degli esercizi molto brevi, cioè ci si poteva misurare su dimensioni brevi di 2-3 pagine. E io ero andato, su suggerimento di una mia amica più adulta, mi ha detto: guarda che nella tua regione, cioè in Friuli, sempre questo Friuli mitologico che ritorna, che vi racconto, c'è un grande autore che si chiama Altan, che è l'autore della Pimpa, per dirvi, no? È un grande forse uno dei più grandi autori, anzi senza il forse, uno dei più grandi autori italiani. Vai a mostrare a lui le tue cose. Io sono andato da questa persona che mi ha accolto come oggi io accolgo tutti i disegnatori che vengono da me, ho imparato da lui, diciamo. Mi ha accolto in casa, non è una persona che parla moltissimo, ha guardato i miei lavori, mi ha dato due indicazioni tecniche e mi ha detto: torna fra un po' quando hai sistemato queste indicazioni tecniche. Sono ritornato, lui ha riguardato i disegni e ha detto: ok, adesso puoi andare alla redazione di Storie Strisce a Milano, dove molto probabilmente avranno attenzione per il tuo lavoro. Io ci sono andato e da lì ho cominciato a pubblicare prima storie piccole, che ancora oggi ricordo la genesi di queste storie come un esercizio mentale assoluto, perché io dovevo in poche pagine far capire la gente, e soprattutto io dovevo capire che cazzo di disegnatore ero, che tipo di disegnatore ero. E niente, è stato un esercizio bello. Dopodiché mi sono trasferito a Bologna a studiare. Sapete, a Bologna non è che si studia, però si va a fare l'università, però si fanno quelle cose, quelle esperienze che gli adolescenti di provincia non fanno in provincia, fanno in città. Quindi le ho fatte tutte. E in più facevo questo corso particolare che si chiama disegno anatomico, che è un corso per illustratori chirurgici, perciò io dico sempre, soprattutto alle ragazze che incontro, che conosco bene l'anatomia delle ragazze, soprattutto l'anatomia interna. Per esempio i reni delle ragazze so come sono fatte, so come è fatto un utero, so come sono appese le ovaie, lo so perché l'ho studiato, diciamo, ecco. L'ho studiato proprio professionalmente, cioè da studente. Sei un medico internista, cioè tu sei proprio... Sono internista. Tutto quello che c'è dentro lo sai, cioè sapresti fare un polmone... Lo saprei fare. Però contemporaneamente ho avuto la fortuna... Però la fortuna è quella dei viaggiatori, cioè quella della gente che si sposta, no? Io mi sono spostato a Bologna e ho avuto sta fortuna. Ho partecipato a questa scuola, che era la scuola di Igor, di Pazienza, che si chiamava Zio Feininger, e in un anno un anno di insegnamenti due volte alla settimana di sera, ho incontrato
quelli che erano i miei miti che leggevo, cioè i grandi autori che leggevo, che erano un giovanissimo Mattotti, Magnus, il disegnatore di Alan Ford, di cui mi ero innamorato da bambino, Muñoz e Sampaio, due grandi disegnatori argentini trasferiti in Europa, che hanno fatto un personaggio incredibile che si chiama Alex Sinner. Ho avuto la possibilità di incontrare Igor in un modo vero, e niente, a quel punto ho capito, avevo circa 19 anni, 20 anni, e lì ho capito che quello che mi interessava sarebbe stato diventare come loro. C'è un autore contemporaneo che ci vuoi consigliare? Un qualcosa che adesso esce adesso che ti piace? Perché a parte i maestri del passato, ora se dovessimo andare in libreria, perché ormai i fumetti si comprano in libreria, poi non so come la pensi del fatto del passaggio che si è passato dal fumetto dell'edicola alla graphic novel. Beh, io sono stato in trincea per 20 anni perché il fumetto diventasse una cosa da libreria, e adesso questa battaglia è stata vinta. Esiste una possibilità di avere dei fumetti che parlano di cose che non sono soltanto l'avventura classica, ma si può parlare anche di altro. Ci sono grandi autori internazionali, io sono innamorato degli autori americani e canadesi, da Seth a Daniel Clowes, quella lì è la mia tazza di tè, come si dice. Però devo dire che sono cresciuti anche è cresciuta una generazione di autori italiani incredibile. Voi avete a Roma uno degli esponenti più grandi, che è Zero Calcare, ma anche Gipi, che viene dalla provincia come me, Manuele Fior, che viene dalla provincia come me, Ratiger, tantissimi. Adesso la schiera dei disegnatori, degli autori italiani è diventata veramente grande e dà la possibilità di avere un impatto, diciamo così, di produzione così grande che esiste una nuova scuola italiana di autori. Viva! E questo ci fa molto piacere. Se siete curiosi di andarvi a rivedere la puntata in cui Michele Zero Calcare è stato qui accanto a me e ci ha raccontato la sua di storia, andatevi a vedere il video su YouTube e lo trovate in maniera completa. La cosa bella nella chiacchierata che ci siamo fatti è che uno poteva pensare che parlando con te tu avresti fatto riferimento a livello di gusti musicali soprattutto alle cose che ti appartengono, alle cose prodotte dalla Tempesta, a un certo tipo di musica, diciamo, che è stata fondamentale per il movimento indipendente italiano rock. Invece tu mi hai stupito perché mi hai detto che ti piacciono anche molte cose che stanno uscendo ora. E questo mi sembra un bel segno di come poi queste cose si compenetrano e di come poi probabilmente questo potrebbe dare degli sviluppi per la musica indipendente italiana, perché nel momento in cui quelli che sono stati i capostipite di questa musica, come possono essere stati i Ragazzi Morti o gli After come Hours, come sono i Ragazzi Morti, gli After Hours, i Marlene Kunz, il Teatro degli Orrori, tutte band comunque che sono state di riferimento, però tu mi hai fatto tanti nomi anche di gente che fa musica oggi, e tra tutti hai scelto un gruppo un po' controverso, particolare. Vediamo chi lo riconosce. Questo è uno dei loro singoli. I tempi cambiano e anche e anche i sound cambiano, però i pazzi li so riconoscere sempre. Quello mi sembra un filo conduttore, un filo rosso, quindi ci possiamo immaginare un Davide Toffolo, l'abbiamo immaginato prima bambino a Pordenone, adesso grande a Roma, che a casa può ascoltare anche i Pop X. Sono andato in fissa, diciamo, succede. Se ascoltate i dischi loro andate in fissa, ve lo dico, perché oltre a questa dimensione un po' surreale dei testi, così, che possono sembrare pazzi, la musica... hanno qualcosa di speciale questi pazzi trentini, che poi forse effettivamente anche loro arrivano dalla provincia estrema, e forse per quel motivo lì su di me hanno un particolare presa. Cambiamo completamente argomento e parliamo di cinema. Che tipo di spettatore sei? Ti scarichi film, vedi le serie TV, oppure vai al cinema, o segui i consigli degli amici, oppure se ti consigliano un film proprio non lo vedi, sei uno di quelli che invece consiglia i film agli altri? Cioè, che tipo di spettatore audiovisivo sei?
Beh, io mi fomento di solito e quando mi piace un film cerco di parlare con qualcun altro sperando che l'abbia visto. Generalmente ormai ognuno c'ha la sua via ed è difficile trovare qualcun altro che abbia i tuoi gusti. Però ci provo sempre, mi eccito sempre, ecco. Non sei rimasto deluso qualche volta da qualcuno che ti ha consigliato qualcosa che poi tu dici no vabbè, ma non si può vedere, cioè succede questa cosa, no? Un amico che ti dice guarda questo è bellissimo e poi tu te lo vedi e resti deluso. Una volta il chitarrista degli Extrema, non so se li conoscete, un grande gruppo certo. metal italiano, mi ha detto: Davide, il più grande film che io ho visto nella mia vita è stato Il Plettro del Diavolo. Non so neanche se si chiama così propriamente. E io ho detto ok, ci provo. Non è proprio la mia tazza di tè. Plettro folle lì non è la mia tazza di tè. Però rispetto, capisco la grandezza di un film di questo tipo, ecco. Serie TV le guardi? Serie TV non sono proprio un grandissimo... Qualcuno dice che invece guardo tanta TV. Però vabbè, insomma, in questo anno di pausa che ho avuto dai ragazzi morti, effettivamente mi sono riempito anche di puttanate televisive, puttanate TV. Una che ti è piaciuto particolarmente, una serie TV che ce l'hai? Ma diciamo che la mia serie TV preferita è Desperate Housewives. Sì, è bellissima, non è colpa mia. È bellissima, tuttora stanno dando le repliche su Rai 3, io le riguardo, perché è incredibile, cioè, è incredibile come gli sceneggiatori manipolano i personaggi e li disintegrano, gli fanno male, a ogni puntata gli fanno male. Ogni tanto la gente dice, che Desperate Housewives, senza averlo visto, dice, sì, quella roba lì per femminucce. Sono femminucce, però con il pelo... Col pelo fra le zinne si dice a Roma. Sì, sì. Col pelo fra le zinne, ecco. A me piacciono le cose col pelo fra le zinne. Sì, zinne si dice un po' si più. Dice zinne. Zinne. Imparerò. Per adesso ho imparato a dire delle cose romane, tipo mortacci. E poi ho imparato anche a di sti cazzi. Che adesso non lo dico perché sennò farebbe cadere tutto. Però sti cazzi. Sti cazzi ci sta sempre bene. Ho imparato il modo giusto di dirlo. Ci sembra che questa tua stare a Roma ti sta dando delle basi culturali notevoli. Altissime. E questo ci fa molto piacere perché evidentemente Roma ti sta insegnando le cose giuste. E, però... Sti cazzi. Era facile, questa era facile. Questa era regalata. Sì, era regalata, grazie. Però a parte le serie TV ci sono una serie di film. Io ne voglio sapere uno tra tutti che tu mi hai detto: guarda, se c'è un film che per me mi apre dei ricordi, che è stato bellissimo, mi hai detto un titolo, io ho preparato un estratto da questo film. Facciamo un gioco. Dai, facciamolo. Lo facciamo partire. Vediamo chi lo riconosce per primo. Alzi la mano. Siete pronti? Come fate ad alzare già la mano se non è partito lì dietro? Ma tu chiamavi il barman. Anche lei adesso chiama. Ma tutti chiamano il barman in questo momento. Ma quello è un altro gioco. Chiamatelo, diciamo, in un altro modo. Ora, praticamente, chi alza la mano ha indovinato il film che sta per partire adesso. Che fa? Così. Più o meno così. Ho una cosa che non mi era mai piaciuta. Era la vista di un vecchio sporco sbronzo che abbaia canzonacce cari i suoi padri, però. E procede secondo, di rutto in primo rutto, e secondo. Come se avesse tutta una lurida orchestra nelle sue putride budella. Non li ho mai potuti sopportare, di qualunque età fossero, ma meno che mai quelli stagionati come era questo. E avreste qualche spicciolo da darmi, fratelli? Avanti, fatemi fuori, sporchi vigliacchi! Io tanto non voglio vivere, non in uno schifo di mondo come questo! Oh, e che ha di tanto schifoso questo mondo? È uno schifoso mondo perché non c'è giustizia, non ce n'è più! È uno schifoso mondo perché adesso i giovani maltrattano i vecchi come fate voi! Oh!
no, per i vecchi non c'è più aria, aria. Allora, che razza di mondo è questo? Uomini sulla luna, uomini spasso intorno alla terra, e non c'è nessuno che rispetta la legge, nessuno che tiene l'ordine, nessuno più! Oh, dolce patria, difesato, e tu... Marco ha indovinato, questa è Arancia Meccanica, un film consigliato da Davide Toffolo. Arancia Meccanizzata, vabbè, ok, è un film che andrebbe visto subito. Per me è un film importante perché io ho vissuto i primi anni della mia adolescenza dentro una banda, perciò un certo tipo di tensioni di banda li ho vissuti sulla mia pelle, e quel film lì... Sì, la racconta bene, racconta bene. Facciamo un altro quiz con i nostri amici in sala, siete pronti? Questo è un po' più difficile. Un altro film scelto da Davide. Siete pronti? Cosa gli diamo a chi indovina? Vince questa rosa, va bene? Questa rosa e gliela dà direttamente Davide, sta qui. Chi vince, vediamo chi indovina, Fa così. Diceva Marlon Brando in fronte del porto. Un pugile che era in ascesa e si era ritrovato in mezzo alla strada. Te la ricordi quella scena sul sedile posteriore della macchina? Ho nominato lei, Toro Scatenato. Con quattro soldi. Diceva presso a poco così. Diceva, non è stato lui, Charlie, sei stato tu. Quella sera al Garden, ti ricordi, venisti nel mio spogliatoio e dicesti, figliolo, non è la tua serata, abbiamo venduto l'incontro a Wilson. Te lo ricordi? Non è la tua serata. La mia serata. Lo potevo fare a pezzi Wilson, e invece che è successo? Lui si è trovato la strada spianata per il campionato del mondo, io che ci ho guadagnato, un accidente che ti spacca ci ho guadagnato. Da quella sera non ho combinato più niente, Charlie. Ero arrivato in cima a una montagna e sono finito a valle. Sei stato tu, Charlie. Facciamo ritirare il premio qui in sala. Chi ha indovinato, Toro Scatenato? Come ti chiami? Marica. Toro Scatenato, un altro film importante per Davide, bello, questa è la scena finale. Sì, perché è importante per me? Perché in quel film lì, che parla di un campione di pugilato italo-americano che vive completamente questa dimensione di diventare un personaggio pubblico, in più lavorando con questa cosa strana che sono i pugni, assomiglia tantissimo alle storie di Rock. Che cosa sono i cantanti veramente, no? Che finiscono, che hanno il loro momento di apice altissimo e finiscono alla fine della carriera a raccontare la loro vita, più o meno quello che sto facendo io stasera. Praticamente un pugile suonato, come mi potete vedere. Io non sono d'accordo, perché noi aspettiamo il prossimo disco e tutte le cose belle che farai e i prossimi libri e tutte... ti ringrazio, Ale, ti ringrazio, cazzo. Tra l'altro c'è anche la stretta da pugile, ve lo assicuro. Tra l'altro l'abbiamo sentito dalla voce di Amendola e abbiamo parlato anche molto di doppiaggio. Noi nelle puntate precedenti abbiamo avuto ospite prima di Davide Pannofino, e c'era Davide seduto lì che se l'ascoltava e che rideva. C'è stato, sì, Francesco, è stato Pannofino, che ci ha raccontato tante cose di doppiaggio. E anche nella puntata in cui è stato ospite Elio Germano abbiamo parlato di come il cinema cambia a seconda di chi lo doppia. E quindi, se siete curiosi, andatevi a risentire le puntate. Davide, c'è qualche domanda in sala? Cioè, o magari maturatela se ce l'avete, perché ci sarà una sezione dedicata. Vedo già chi fa sì con la testa. Ma ce l'hai pronta? Una domanda quasi. Allora, tra poco partiremo con le domande dalla sala nei confronti di Davide, ok? E non ci scordiamo che noi siamo in diretta su Radio Sonica 90.7, quindi non siamo le persone che ci stanno ascoltando qui, ma siamo molti di più. E adesso Davide ci stupisce con un'altra sua scelta, sempre perché evidentemente c'è un'attenzione a quello che sta succedendo adesso nel panorama della musica italiana. Noi ci andiamo a ascoltare questo brano qui, che fa così. Sti cazzi. Cioè, si può affermare Toffolo ascolta Calcutta? No. Cioè, domani non può, però... un giornale non può titolare Toffolo ascolta Calcutta. No.
Oppure sì, sono finito qua, sono finito a Roma nel momento nel quale Roma ha delle cose da dire, cazzi miei effettivamente. Avrei potuto arrivare in un altro periodo, invece sono arrivato in questo, perciò mi confronto anche con queste cose qua. E Calcutta l'altra sera mi ha chiesto se vado con lui all'Arena di Verona a cantare un pezzo, e non gli ho ancora risposto. Cosa potrei rispondere secondo voi? Sentiamo. Sti cazzi. Sì o no? Sì. Ok, deciderò. Io dico di sì, però è la mia opinione personale. Roma ci sta regalando tante emozioni e sta regalando tanti musicisti. Un'altra coppia di musicisti ce la sentiremo dopo. Ci piacciono entrambi, però sotto non so se avete riconosciuto. Ti voglio fare una domanda, Davide, proprio netta, tagliata con l'accetta. Che cos'è la cumbia? La cumbia è, come diceva anche Joe Strummer, è la musica definitiva. Cioè, se tu devi fare una scelta e decidere di liberarti di tutto e tenere una sola cosa, la cosa che puoi tenere è la cumbia. E in particolare Andrés Landero, che non so se ce l'abbiamo stasera ad ascoltare, non ce l'abbiamo, però è uno dei padri della cumbia, un musicista di cumbia campesina, perciò delle campagne, della campagna. Io l'ho scoperta un po' di anni fa e poi mi sono innamorato tanto da mettere assieme questa cosa che si chiama Istituto Italiano di Cumbia. Cioè ho messo insieme tanti gruppi che in Italia in questo momento producono musica di cumbia contemporanea, che ha qualcosa a che fare, come questo che sentite in sottofondo, Mr. Island, con una visione Quindi stiamo scoprendo questo mondo nuovo, devo dire. Io è da qualche anno che sento che Davide sta cercando di portare questo movimento della cumbia. Me ne ha parlato per la prima volta Andrea Ruggero, un nostro amico violinista, che mi diceva di te, che portavi questa cumbia in Italia, e mi affascina molto tutto questo mondo. E tu mi hai fatto una serie di nomi, uno di quelli che mi hai fatto è Mr. Island, che ci stiamo sentendo, ma anche quest'altro, questo gruppo mi è piaciuto tantissimo, si chiamano Cacao Mental. La cumbia si è spostata, è partita dalla Colombia e si è spostata principalmente in Sud America, in Messico e in tutto il Sud America, e adesso sta arrivando anche in Europa. Questo è un gruppo mezzo italiano, mezzo peruano, che si chiamano Cacao Mental, che secondo me sono una cosa incredibile. Se vi capita di sentirli in giro, che suonano dal vivo quest'estate e suoneranno tantissimo, andate a vederli perché sono incredibili. Sì, sono incredibili. Il cantante viene da Tingo Maria, che è un posto cerca de selva, cioè vicino alla foresta in Perù, vicino alla foresta amazzonica, e ha dentro questa visione ancestrale di una foresta che è anche dentro di noi, anche se abitiamo in città. Quindi cercate la selva che è dentro di voi. Cercate la selva che è dentro di voi, un'altra frase da ricordare nel taccuino di questa sera di Raccontami di te con Davide Toffolo. Ho messo un altro brano che tu mi hai consigliato, che è Flashback del Remolon è un altro. Questo è un artista argentino incredibile, che mette insieme l'elettronica e la cumbia argentina, che ha qualcosa a che fare con la vigia, però è scura, cupa, minimal, come dice lui. E continuiamo questo viaggio, abbiamo la fortuna di avere qualcuno che si è proprio messo anima e corpo all'interno di questa cosa che si chiama cumbia, e quindi che ci dice qualcosa. Un altro brano che ci ha consigliato è questo, lo sentiamo piano piano che esce fuori. E su questa base di cumbia, che sicuramente è un'altra delle ispirazioni che ci sta dando Davide, voglio vedere se c'è qualcuno che ha maturato una domanda dentro di sé. Questa nostra amica, come ti chiami? Irene? Vieni qui a farla al microfono, sì, anche dalla radio a casa sentono cosa hai da chiedere a Davide. Salve, è stato nominato all'inizio di Striscio e
io volevo sapere com'è nato il fatto che hai disegnato Johnny Cash in Robin Land per giovanotti, sì, nella rivista Spam parallela al nuovo disco. Yes. Grazie della domanda. Questo un applauso alla nostra amica che... Che ti chiami? Irene. Irene. Grazie Irene per la domanda. E... effettivamente Lorenzo Giovanotti mi ha chiesto di fare per questa rivista un racconto sulla modalità produttiva e sulla creatività di Rick Rubin, una specie di gigante che ha costruito una parte del nostro immaginario musicale di questi anni. E cercando dentro la sua storia, a un certo punto ho trovato anche questa questo incredibile incontro fra un musicista considerato indiscograficabile per tanti anni e che Rick Rubin invece è riuscito a riportare a livelli altissimi, lui e la sua chitarra. E ho raccontato una parte di questa storia, come ho raccontato l'incontro con i Cult, l'incontro con il rap dell'inizio, e, insomma, la sua storia, che è una storia incredibile, fino ad arrivare a Lorenzo. C'è qualche altra domanda in sala? Eccola qui, però dovresti venire qui da noi. Con calma ci arriva, quindi per chi è in radio non. Prendi la tangenziale, stai attento al traffico. Stai attento al traffico. Sto dopo le 23, quindi è chiusa. Ah, prendi la multa, perciò devi fare alternative. Vieni al mio microfono, come ti chiami? Opzioni alternative. Sargon, facci una domanda, vai. Come è nato il gioco dell'avanspettacolo, se posso chiamarlo gioco? Sì, perché effettivamente come avete capito, a me piace questa dimensione anche teatrale dell'avanspettacolo. L'avanspettacolo era lo spettacolo che facevano prima dei film negli anni 40-50 in Italia. Facevano questa cosa teatrale che si chiamava avanspettacolo, e a me piace sempre dare una forma teatrale a quello che facciamo. Anche stasera è diventata un po' teatrale, quindi sì, è nata, forse è nata proprio da quegli ascolti iniziali che ho avuto con mio padre del cabaret milanese. Da Cocchiere Nato. Da Cocchiere Nato, ed è arrivata per me fino a Andy Kaufman, che è uno dei miei dei miei riferimenti. Oggi è uscito un video bellissimo girato dalla nostra amica Paolonia, ed è un video in cui tu collabori con una band di nostri amici che si chiamano Bud Spencer Blues Explosion. Roma, forza Roma, forza blues, forza Roma, forza blues. Io me li ricordo in un piccolo club romano, quando eravamo tutti agli inizi, in cui loro suonavano un brano che si chiamava Io scaricherò gli hamburger, perché praticamente il nostro amico Adriano consegnava la carne con un camion frigo, e lui aveva scritto questa canzone, si chiama Io scaricherò gli hamburger, ed era bellissima, e già lì si vedeva che lui e Cesare erano due fenomeni, ma eravamo in delle situazioni con 20 persone davanti. Di tempo ne è passato veramente veramente tanto, fino ad arrivare ad oggi, in cui esce questo brano contenuto nell'ultimo disco dei Bud, in cui ci sei anche tu, prodotto dalla Tempesta, e fa così. Facciamo un grande applauso a questo featuring bellissimo, Davide Toffolo, insieme ai Bud Spencer Blues Explosion. Una grandissima band, un duo incredibile. Incredibili. Incredibile suonare con Adriano e Cesare, è incredibile. Cioè, non so se avete mai suonato su un palco con Adriano. Io per esempio l'ho fatto, perché lui è venuto con noi nei concerti del disco Inumani che abbiamo fatto qualche anno fa. È venuto in tour con noi, e a un certo punto suona vicino a te e prende fuoco. Cioè, posso confermare, perché anch'io ho avuto questa fortuna. È una cosa incredibile. Sì, è incredibile, prende fuoco. Veramente incredibile. Ci siamo sentiti questo brano, di cui il video è uscito oggi. Andatevelo a vedere su YouTube, perché merita veramente. È arrivato il momento di annunciare l'ospite della prossima puntata. Ci tenevo, e forse la prossima puntata sarà l'ultima della stagione invernale qui al chiuso, poi vedremo quello che succederà. Ho ospitato quella che è stata una, diciamo, i protagonisti di una grandissima saga, che è stata la serie di Romanzo Criminale. Quindi ho avuto qui vicino a me il terribile, che era Giallini.
C'è stato qui vicino a me il freddo, che era Vinicio Marchioni. Se siete curiosi, andatevi a vedere tutti i video su YouTube. C'è stato Francesco Montanari, il libanese. L'ultimo che mancava era il Dandy, Alessandro Roia. Quindi ci sarà qui la prossima puntata tra 15 giorni, Alessandro Roia. Se volete tornare, noi vi aspettiamo a braccia aperte. Senti Davide, ho ancora qualche domanda per te, si sta facendo tardi, però voglio sapere, tu ce l'hai qualche mania, qualche fissa, qualche rito scaramantico prima di salire sul palco, qualcosa di strano che tu fai, che dici quella è una cosa che appartiene a un mondo un po' non terreno, è una cosa un po' più eterea? Beh, diciamo che abbiamo qualche rito con i ragazzi morti, che assomiglia un po' alle cose che fanno i Maori prima di combattere. Però non voglio raccontarvi questo. Voglio raccontarvi una volta che in un concerto, in un posto strano, non mi ricordo, in Emilia, un posto che non faceva mai concerti, che però ci voleva a tutti i costi, era la fine del tour, di un tour di tanti anni fa. Mi sono rasato completamente tutti i peli prima di salire sul palco. È una cosa che non posso fare a tutti i concerti, chiaramente, perché i peli a un certo punto finiscono. Però quella sera lì è stato un concerto molto particolare, un po' per questo friccicore che avevo per i peli tagliati dappertutto, e un po' anche per il risultato del concerto, che è stato drammatico. Il nostro fonico era, diciamo, ubriaco. Il nostro fonico, che non c'è più, che io amo come me stesso, che si chiama Gigi ancora adesso, era completamente ubriaco e non riusciva a controllare il suono. La poca gente che è arrivata è scappata per la paura della violenza suonora che c'era, e io intanto bruciavo dentro i miei peli tagliati. Ecco, quindi il rock ha bisogno di peli, nel senso, non l'hai più fatto tu questa cosa? Non l'ho più fatto, non penso che lo farò neanche più. Senti, ti voglio far sentire questa base. È una sezione nuova di questa trasmissione. Tu ci credi agli alieni? Hai mai avuto un'esperienza paranormale? Cioè, io mi scandalizzo del fatto che nella tutta quella che è l'informazione, l'intrattenimento italiano, non si parli mai di paranormale. Cioè, il paranormale te lo devi andare a pescare sugli sfigati che parlano su YouTube. No, anche noi su una radio in FM, anche noi oggi, un, diciamo, riconosciuto cantante di una importante rock band italiana, come tutti gli ospiti che mi sono venuti a trovare, devono parlare di paranormale. Tu hai mai visto qualcosa di strano? No, io faccio qualcosa di strano, che è diverso. Io sono un Uri Gelleriano, cioè piego i cucchiai. Se voi avete un cucchiaio, io lo posso piegare. C'è un cucchiaio in sala. Forniteci un cucchiaio, eccolo, sta arrivando un cucchiaio dalla sala. Cucchiaino è perfetto. Sapete chi è Uri Geller? Uno dei più grandi paranormali, è stato scoperto da Piero Angela tanti anni fa come millantatore, ma in realtà era grandissimo. Lui, con la forza del pensiero, piegava i cucchiai. È una radio, non si può vedere che il cucchiaio è completamente piegato, ma è piegato. Quindi Davide Toffolo non è che crede al paranormale, è il paranormale, giusto? Io sono paranormale. Sono un fenomeno paranormale, come diceva un film. Torna tutto a Roma, maledizione. Che vuoi fare? Nel senso, io sono paranormale. E Davide ci sta mostrando questo cucchiaino piegato da lui senza nessun tipo di sforzo. Quindi noi abbiamo raggiunto la sublimazione massima che questa rubrica poteva ambire. Nel senso, noi chiediamo solitamente se hanno mai assistito a qualcosa di paranormale i nostri ospiti. Lui ce l'ha fatta vedere qui dal vivo. Quindi io farei un altro applauso a Davide, perché mi ha fatto veramente felice. Ma sul tema alieni tu che ne pensi? Io abito in una delle regioni italiane dove l'avvistamento degli UFO è più frequente, soprattutto
nella zona del Tagliamento, ci sono queste, sai che il Tagliamento è un fiume particolare? Dici via Tagliamento che sta qua a Roma, no? Via Tagliamento. Perché tutto torna a Roma, no? No, tu dici il Tagliamento vero, che io è un dico fiume. Il Tagliamento vero, che è un fiume carsico, okay. Che è un fiume che c'è, ma la maggior parte del tempo non c'è, è sottoterra. Lì molte persone riescono, vedono, hanno contatti con gli UFO. Non sono la persona più esperta in avvistamenti, io non li ho visti, però come avete potuto vedere piego i cucchiai. Però ci speri, cioè tu, io spero un giorno di incontrare un alieno. Io spero di incontrare un'aliena. Cioè c'è stata Marina Rey che ha detto: oh mio Dio, no, io non lo voglio manco vedere in cartolina, c'ho paura, se quando vado a parcheggiare la macchina incontro un alieno c'ho paura. Tu speri di incontrare un alieno? Io sì. Io anche, certo, l'alieno, cioè, anzi penso che tutta la mia vita sia stata quella di cercare di incontrare degli alieni. E per esempio il mio pubblico è quasi tutto fatto di alieni. A questo punto io spero di incontrarlo insieme a te, un alieno. Vieni ai miei concerti. Dici ce ne sono di alieni? Ce ne sono di alieni. Qualcuno è qua anche in sala stasera, immagino. Secondo me anche qua. Chi è che è fan dei Tre Allegri Ragazzi Morti e va ai concerti dei Tre Allegri Ragazzi Morti? Alzata di urlate, mano. Urlate, urlate. È una radio, ragazzi, non si vede. Solo le urla si sentono. Sono tanti, si vedono delle maschere che si alzano, delle braccia che si muovono, e questo ci fa molto piacere. Anch'io sono uno di questi perché ho visto tanti concerti loro. Proprio per questo mi fa piacere avere qui accanto a me Davide. Vediamo chi riconosce questa band di questa base qui, alzata di mano. E facciamo un applauso alla ricetta di Davide Toffolo. Io sono veramente contento che lui si sia trasferito a Roma e noi lo accogliamo a braccia aperte. È facile incontrarlo. Grazie. Per i concerti, per le serate. Sono estremamente contento che abbia accettato nei peggiori bar di Caracas. Io sono contento che abbia accettato il mio invito. Grazie Alessandro. E la trasmissione è giunta alla fine. Davide Toffolo, Alessandro Pieravanti, una cosetta che ci ospita, Radio Sonica, su cui siamo in diretta, 90.7. Viva Radio Sonica! Viva Radio Sonica! Sono qui soltanto perché sono il cantante dei Ragazzi Morti, altrimenti non sarei niente. Quindi un applauso anche a Luca e Enrico che sono in etere con noi. E mandiamo un abbraccio anche a loro. Vogliamo ringraziare chi ha lavorato in questa serata, quindi tutto lo staff di Una Cosetta, ma Manuela che è al mixer. Vogliamo ringraziare anche Cristiano Cervoni alla messa in onda di questa trasmissione e tutto il resto dello staff di Radio Sonica. E Alessandro che ha avuto un'idea bellissima. Grazie. Io sono venuto spesso a vedere i suoi incontri e sono sempre bellissimi, ti tengono vivo per almeno altri 3 giorni, potete rimanere vivi, sì. Questo mi fa veramente piacere, ci vediamo tra 15 giorni con Alessandro Roia e ci salutiamo con un altro brano scelto di un gruppo, di quello che sta succedendo adesso a Roma e non solo a Roma, nel panorama italiano, nella musica. Poeti, due poeti. Ci fanno impazzire, ci piacciono a tutte e due in maniera incredibile. Dai, così. E dai, sti cazzi. Dai, sti cazzi. Car Brave e Franco 126, raccontami di te. Ci vediamo tra 15 giorni. Ciao a tutti. Davide Toffolo, facciamogli un altro applauso.